Ancora a pallacanestro perché in Serie B straordinario exploit del Liofilchem Roseto che passa 69-72 in trasferta a Rieti in gara 1 di semifinale playoff dopo aver eliminato Cassino con un secco 3-0 nel primo turno degli spareggi. Roseto sogna l'impresa contro Rieti, una delle principali candidate al salto di categoria. Rieti che ha il miglior roster di tutta la Serie B. Gara 2 martedì 1 primo giugno ore 20 di nuovo a Rieti, quindi la serie al meglio delle tre partite su cinque si sposterà a Roseto, ma adesso abbiamo proprio l'intervista con un raggiante coach Tony Trullo al termine della gara vinta a Rieti. Sentiamo. Un Tony Trullo raggiante a fine gara, Roseto, o meglio la Liofilchem Roseto che espugna con pieno merito il Palazzo Giurni di Rieti, si prende gara 1 di questa semifinale. Coach Trullo, vittoria possiamo dire meritata, non serve ribadirlo, ma stasera veramente c'è voluto una grandissima Roseto però per battere anche se fortissima Rieti. Sì, Rieti che è data da tutti come la favorita di tutti e quattro i gironi, quindi non, il potenziale che hanno lo conosciamo. Sono molto contento soprattutto dei primi due quarti. Abbiamo giocato una difesa buona, abbiamo fatto qualche sbavatura su qualche situazione di pick and roll e abbiamo giocato anche muovendo la palla bene in attacco. Il terzo quarto abbiamo fatto un po' più di fatica, loro hanno alzato un po' di intensità. Poi c'è stato il problema anche dei tanti tiri liberi che hanno permesso a Rieti di rientrare nel terzo quarto perché ne hanno tirati tantissimi. A un certo punto eravamo 8 falli a 2, 8 fischiati a noi e 2 falli a loro che stavano mettendo anche loro le mani addosso. Quindi questa cosa non mi è piaciuta. Però da parte anche degli arbitri che potevano vedere un pochino qualche fallo in più. Non ci siamo disuniti e nel quarto quarto siamo tornati ad aumentare l'intensità difensiva, a muovere un po' meglio la palla, anche se eravamo un po' stanchi, eravamo un po' meno fluidi e alla fine anche qualche canestro da tre fatto anche da Andrea. Sono contento che Pastore abbia fatto un'ottima partita oggi perché se lo merita e siamo riusciti a vincere meritatamente perché su 40 minuti siamo stati 38 minuti avanti, se non Coach, 30. ora il pallino si sposta ovviamente verso Roseto, pressione martedì alle ore 8, ricordo gara 2 ci sarà alle ore 8 martedì, sempre qui al Palazzo Giurni di Rieti, pressione che sarà tutta per Rieti. Sì, noi, cioè, questa gara 2 adesso sarà importante recuperare energie perché ne abbiamo spese parecchie e chiaramente noi martedì se dovessimo tornare a fare un'altra partita, un colpaccio, metteremmo veramente una seria ipoteca, però il fattore campo purtroppo quest'anno non conta, conta poco. Ci sono tantissime squadre che hanno vinto fuori casa, quindi non ci dobbiamo illudere. Magari qualche anno, fino all'anno scorso, vincere la prima fuori casa di playoff era un grande vantaggio in casa perché avremmo giocato a Roseto con più di 2.000 persone, secondo me. Così si gioca nel deserto e quindi Rieti è una squadra sempre temibile che può vincere tranquillamente fuori casa. Quindi dobbiamo rimanere sul pezzo, recuperare energie e cercare di non di chiuderla, ma di vincere anche gara 2 perché sarebbe un passo decisivo verso la qualificazione.